Una domenica all'insegna del mercato del cacio, chiamiamolo così perché è il nome più appropriato, ci saranno tantissimi tipi, è un'iniziativa che ormai tiene banco da diverso tempo. Sì, siamo all'undicesima edizione, quindi un'iniziativa longeva all'interno del territorio che si inquadra in quella serie di iniziative che tengono a promuovere i prodotti tipici del territorio. In questo caso parliamo appunto di cacio. È un'iniziativa che facciamo con la collaborazione di Slow Food condotta Valdichiana, con la Proloco di Civitella. In questa occasione vogliamo promuovere appunto i formaggi a latte crudo, tengo a precisarlo, ricotta e ravigliolo. E quindi è un momento in cui vogliamo far incontrare domanda ed offerta. Diciamo in questo speciale borgo che è il borgo di Civitella in Valdichiana. Quindi è un'occasione importante in cui, come comune, essendo anche dentro la rete di Città Slow ormai dal 2002, ci teniamo in modo particolare perché vogliamo migliorare la qualità dei nostri cittadini partendo proprio dall'alimentazione. Una battuta, avete fatto molte iniziative, l'ultima anche domenica scorsa con il mercatino del calcio Città d'Oliveto, con la navetta, quindi un comune molto attivo. Sì, nonostante il periodo di crisi, le grandi difficoltà, siamo un comune ricco di associazionismo, di volontariato e in questo momento è prezioso perché grazie proprio alla collaborazione del volontariato, delle associazioni esistenti, che riusciamo ogni fine settimana, quasi diciamo da qui a settembre, a mettere in campo delle iniziative che rappresentano un momento di aggregazione ma anche di promozione e in questo caso, come Oliveto domenica scorsa, di solidarietà.